finita la fase 2 del cantiere Appennino. In provincia firmata ieri la convenzione per finanziare 15 progetti, alcuni dei quali in Valtaro e Valceno, per un totale di 1.350.000 euro. L'Officina Politica della Valtaro, Valtaro Viva, riprende i suoi lavori dopo la debacle del Popolo della Libertà e lo scandalo della Lega Nord, e lancia un appello ai cittadini. Gli studenti dello Zappafermi di Borgotaro celebrano domani la 11ª giornata del sollievo in occasione della giornata dell'arte. In un poster raccontano la loro esperienza all'hospice. Arriva la nuova tessera sanitaria, carta regionale dei servizi. Chi l'ha già ricevuta può presentarsi agli sportelli unici dell'azienda USL per ritirare i propri codici di attivazione. L'assistenza pubblica volontaria Borgotaro Albaretto ha tenuto domenica scorsa la propria assemblea annuale per approvare il conto consuntivo del 2011. Tanti bambini, alcuni provenienti anche da fuori regione, hanno affollato il canile di Tiedoli a Borgotaro in occasione della festa Amici Cucciolotti, un modo per avvicinarsi a questa realtà. Tempo di spareggi, tra poco a Fornovo il Compiano gioca al tutto per tutto per sperare di non retrocedere in terza. Domani il Valgotra tenterà di salire invece in seconda categoria. Buonasera telespettatori di RTA, benvenuti al telegiornale. È partita proprio ieri la fase 2 del cantiere Appennino in provincia, è stata firmata la convenzione, finanziati progetti, esattamente 15 progetti per interventi forestali per un totale di 1.350.000 euro, altri 300.000 euro da Fondazione Cariparma, enti locali e consorzi. Parte la fase 2 di Cantiere Appennino, il progetto di lavori per il presidio della montagna, cofinanziato da Provincia e Fondazione Cariparma, è nato nel corso della conferenza per la montagna 2011. Dopo le azioni di messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità, è ora la volta degli interventi forestali per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi. Per questi le risorse di Cantiere Appennino vanno ad integrare quelle messe a disposizione dal programma di sviluppo rurale dell'Emilia-Romagna attraverso la misura 227. I progetti finanziati che riguardano il nostro territorio sono un progetto realizzato dalla provincia nella riserva naturale regionale dei Ghirardi, 8 progetti realizzati dalla comunità montana che riguarderanno la foresta del Monte Penna, la comunaglia di Boschetto, la comunaglia di Montegroppo e le comunaglie di Groppo e Tombeto ad Albaretto, il Monte Barigazzo, la comunaglia di Mariano a Valmozzola, la comunaglia di Setterone a Bedogna, il Monte Cappuccio. Interventi questi che rappresentano solo un tassello del rilevante impegno della provincia e dei suoi partner per il presidio della montagna che, oltre alla dimensione fisico-ambientale, comprende anche una dimensione economico-produttiva e una dimensione sociale. Ed ora vi diamo lettura di un comunicato di Valtaro Viva, l'officina della Valtaro che torna dopo la debacle del Popolo della Libertà e lo scandalo della Lega Nord. Valtaro Viva, l'officina politica della Valtaro, riprende i suoi lavori. Un anno fa avevamo fatto la scelta di rompere verticalmente con il PDL e con la Lega Nord perché questi partiti volevano imporre i loro diktat per le elezioni comunali di Borgotaro. Avevamo respinto la loro logica che non andava a favore dei nostri territori ma solo a vantaggio di se stessi e dei loro imbelli quacquaraquà politici. Anche e soprattutto grazie a questi servi intercettatori di esagerate e scandalose prebenze politiche, il PDL è stato spazzato via dagli elettori parmensi e la Lega fortemente ridimensionata. Ad un anno dalla nostra esperienza borgotarese è stato finalmente scoperchiato quel pentolone da dove sono usciti gli scandali della Lega e le gravi incapacità politico-amministrativa del PDL di Parma e di Roma. Così è venuto alla luce l'enorme scandalo dei soldi rapinati dai partiti e dai politici di professione a quei cittadini che, da un giorno all'altro, si sono visti allungare l'età della pensione, ridursi gli stipendi ed aumentare le tasse, che hanno perso il lavoro e sono stati strozzati dai debiti con le banche. Di tutto ciò dobbiamo ringraziare coloro, politici, che per puro tornaconto personale hanno sempre detto sì e continuano a mantenere i privilegi della casta. Noi di Valtaro Viva invece abbiamo rifiutato questa logica e messo sempre al primo posto i nostri concittadini e il nostro territorio, subendo perfino processi penali ed espulsioni dai partiti. Ora però ne andiamo orgogliosi perché siamo stati dalla parte della gente, testimoniando col nostro movimento di Valtaro Viva la necessità di ribellarsi a partiti incapaci e inadeguati.
Valtaro Viva ha così precorso i tempi e creato una nuova realtà di aggregazione politica che parte dal basso e rappresenta il territorio, strada che ora sta cavalcando dopo di noi il Movimento 5 Stelle. E allora, come Valtaro Viva, lanciamo un appello a tutti per ottenere più forza nelle nostre battaglie, per avere un supporto al nostro impegno e per ricacciare dal nostro territorio quei politici che oggi si presentano ancora in montagna a fare convegni solo perché in città, dove li hanno conosciuti, non li vuole più nessuno. Si è svolto l'incontro tra il ministro degli interni Anna Maria Cancellieri e il presidente del comitato di partenariato Wars Parma Hans Joachim Ruhl. Incontro di cui si è parlato anche di Borgo Taro e, stando quanto ha pubblicato la stampa tedesca, in particolare dal quotidiano tedesco Wormser Zeitung, anche dei risalto dato dalla nostra emittente all'importante appuntamento. Infatti, prima di partire per l'Italia, proprio Ruhl in un'intervista aveva ricordato gli ottimi scambi avuti con il Parmense ed in particolare con i vigili del fuoco di Borgo Taro e quelli della città tedesca che nei mesi scorsi hanno portato a visite reciproche. Voltiamo pagina. Il sindaco di Bardi, Giuseppe Conti, ha convocato il Consiglio Comunale per il prossimo venerdì 18 maggio alle ore 19. I punti all'ordine del giorno saranno la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente, come sempre comunicazioni, mozioni e interrogazioni, e al terzo punto l'adozione del piano strutturale comunale, il PSC, e il regolamento urbanistico edilizio, il RUE, ai sensi della legge regionale. Restiamo a Bardi, dove il presidente del Lions Club Bardi Valceno, Luigi Feci, invita tutti sabato 19 al convegno La memoria delle tradizioni, il coraggio di innovare imprenditori e territorio presso l'ex convento di San Francesco a partire dalle 16:30. Il programma prevede i saluti del presidente del Lions Club Feci, poi i saluti delle autorità. Alle 16:45 si parlerà di quale futuro del territorio in un mondo globale con il relatore Andrea Pontremoli, poi sarà la volta di Roberto Ravazzoni, economia e territorio, poi testimonianze di imprenditoria locale e alle 18:15 circa l'esperienza di Brunello Cucinelli, re del Kashmir colorato a Corciano, e poi le conclusioni intorno alle 19. Ed eccoci allo spazio House Informa. Iniziamo questo spazio parlando degli studenti dello Zappafermi di Borgo Taro che celebrano domani l'undicesima giornata del sollievo in occasione della giornata dell'arte. Gli alunni raccontano con un poster il tirocinio che alcuni di loro hanno fatto all'Hospice La Valle del Sole. Gli studenti dell'Istituto Zappafermi di Borgo Taro celebrano l'undicesima giornata del sollievo prevista il 27 maggio con 10 giorni di anticipo. Domani, 17, nell'ambito della giornata dell'arte, presentano in sala Imbriani il poster che hanno realizzato al termine del tirocinio fatto all'Hospice dell'Ausl La Valle del Sole di Borgo Taro. Tre studentesse della 4C del liceo linguistico hanno avuto modo di conoscere la struttura, la sua organizzazione e soprattutto l'importante lavoro che l'equipe curante si pone. Gestire il dolore totale, sia fisico che psicologico, delle persone malate ricoverate in hospice. Originare la scelta delle alunne per raccontare la loro esperienza. Il poster rappresenta un alveare dove ogni cella illustra le varie componenti della struttura. L'equipe, l'associazione, gli amici della Valle del Sole, i volontari, ogni attività svolta e il lavoro portato avanti per combattere il dolore causato dalla malattia. Quella del tirocinio degli studenti dello Zappafermi è stata un'esperienza molto positiva, commenta la responsabile infermieristica dell'Hospice La Valle del Sole, Giuseppina Del Nevo. Un'altra tappa del percorso di sensibilizzazione sulla cura del dolore rivolta alla popolazione ed in particolare ai giovani di Borgo Taro, intrapreso nel 2003. Le ragazze nei 10 giorni di tirocinio hanno avuto l'occasione di conoscere meglio la realtà dell'Hospice e le attività che vengono svolte. Anche per noi operatori l'esperienza è stata un'opportunità di arricchimento e di crescita. Abbiamo ricevuto l'energia di queste giovani ed apprezzato la loro capacità di immedesimarsi nell'esperienza che hanno vissuto. E la collaborazione non si ferma, continua Del Nevo. Le studentesse si sono rese disponibili a tradurre l'opuscolo dell'Hospice, prendersi cura, in inglese, francese e urdu. Una delle studenti infatti
infatti, è pakistana. La traduzione sarà utile alla numerosa comunità di questa nazione presente a Borgotaro. Nonostante la differenza di cultura e di religione, la capacità di integrazione della studentessa, che ha saputo con grande spontaneità mettersi a disposizione della struttura, è davvero bella e significativa. La cittadinanza è ovviamente invitata a partecipare alla presentazione di domani. E parliamo anche della nuova tessera sanitaria e dei codici di attivazione che si devono attivare per l'appunto agli sportelli unici dell'ASL. Chi ha già ricevuto la nuova tessera sanitaria, carta regionale dei servizi, può presentarsi agli sportelli unici dell'azienda USL per ritirare i propri codici identificativi ed attivarla. La nuova tessera sanitaria, carta regionale dei servizi, detta anche TSCRS, è diversa dalla precedente. Contiene infatti un microchip che permette di accedere a numerosi servizi online. Viene spedita gratuitamente al domicilio di ogni cittadino iscritto al servizio sanitario regionale dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al momento della scadenza dell'attuale tessera sanitaria. Come la precedente, la tessera sanitaria, carta regionale dei servizi, è valida come tessera di iscrizione al servizio sanitario per le prescrizioni mediche di farmaci, visite, esami, ricoveri, come tessera europea di assicurazione malattia per l'assistenza sanitaria in caso di soggiorno nei paesi dell'Unione Europea e come tessera del proprio codice fiscale. In più, grazie ai codici identificativi personalizzati, può essere utilizzata come chiave d'accesso riservata e tutelata a servizi sanitari online regionali e nazionali, quali il fascicolo sanitario elettronico o la prenotazione di visite ed esami specialistici tramite internet e a servizi offerti da altri enti pubblici come INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. Per attivare questa ulteriore funzione è necessario presentarsi agli sportelli unici dell'ASL con la carta, un documento d'identità ed un proprio indirizzo di posta elettronica. L'operatore consegnerà direttamente all'interessato la prima parte dei codici individuali di identificazione. La seconda parte dei codici verrà spedita via mail. La tessera sanitaria può essere attivata anche per delega. Per i minori, il genitore con patria potestà porta allo sportello la tessera sanitaria del minore, un proprio documento d'identità e un documento che attesta il proprio status di genitore. Per persona soggetta a tutela, il tutore porta allo sportello la tessera ad attivare, la documentazione che comprovi il proprio status e un proprio documento identificativo. Per persona con impedimento per motivi di salute, l'assistito impossibilitato a presentarsi allo sportello per un periodo superiore a 3 mesi a causa di un impedimento di carattere sanitario, può delegare una persona di sua fiducia all'attivazione della propria tessera sanitaria CRS. Anche chi attiva la tessera per delega dovrà comunicare un indirizzo email. E con ASL Informa di questa settimana è tutto.